aprile 1975. Nelle prime ore, Federico Fellini vince il suo quarto Oscar con Amarcord. Dopo La strada del 1957, Le notti di Cabiria del 1958, Otto e mezzo del 1964. Riceverà la quinta statuetta dorata nel 1993, come riconoscimento per i suoi meriti cinematografici che hanno entusiasmato e intrattenuto il pubblico mondiale in tutto il corso della sua carriera. Fellini, come ha saputo? Quando dell'Oscar che le hanno dato? Ah, l'ho saputo da Sordi, da Alberto Sordi, che mi ha telefonato alle 8 e un quarto e mi ha detto: Federico, mannaggia, te volevo darti la bella notizia, avevo detto anche alle mie sorelle, a mia sorella mi aveva detto chiamatemi che voglio telefonare a Federico appena la radio. Cioè, purtroppo non te l'hanno data, mannaggia, proprio adesso la radio l'ha detto che l'hanno dato a Tanio Boccia, però il modo come l'ho detto ho capito insomma che voleva scherzare. Quindi l'ha saputo da Alberto Sordi. Lei se l'aspettava questo premio, però? Ma non lo so. È un premio che appartiene al Gran Circo del Cinema. Quindi riceverlo è la testimonianza di una araldica, dell'appartenenza così a una certa casta, a un certo ambiente nel quale mi pare di appartenere con diritto. Ecco, il primo Oscar appunto risale a 20 anni fa, nel 55, La strada. Sono passati 20 anni. Cosa mi dovrei mettere a piangere? No, vorrei sapere proprio qual è l'atteggiamento suo nei confronti, cioè che differenza c'è tra il primo Oscar di 20 anni fa e quello di oggi? Che c'avevo 20 anni di meno. Ecco, questo cosa implica per un autore? Implica, vedi, capelli per esempio, meno capelli, la pappagorgia che casca sempre di più. Proprio per l'autore, per questo tema del ricordo ricorrente. Ma insomma, tu vuoi che dica delle cose edificanti, sì, consolatorie? Sì. Che parli ai giovani registi indicando così la strada. Anche, ecco, cosa potrebbe dire ai giovani registi? Di fare dei buoni film, di fare dei film che dove raccontano e parlano di se stessi. Lei è legato in qualche modo a questo film più che agli altri, perché lei è geniale, cioè il ricordo è proprio espresso in una maniera più felice come tematica. Ma io non mi pongo questo tipo di indovinelli o di problemi, insomma. Non... Amarcord è un film che mi è simpatico, mi sono simpatici gli altri film, insomma è un film come gli altri, fatto in una certa stagione della mia vita e con le solite difficoltà, con il solito divertimento, le solite situazioni drammatiche o i soliti ricordi lieti che di tutti gli altri film. E secondo lei il pubblico americano o giapponese lo recepisce allo stesso modo e perché? Ma io credo che quando uno parla delle cose che conosce, parla di se stesso, parla della propria famiglia, del proprio paese, della neve, della pioggia, della prepotenza, della stupidità, dell'ignoranza, delle speranze, della fantasia, dei condizionamenti politici o religiosi, quando uno parla delle cose della vita in maniera sincera, senza pretendere di voler ammonire nessuno e senza sbandierare così pesantemente filosofie senza mandare messaggi, quando uno ne parla così con umiltà e soprattutto con un senso proporzionato delle cose, credo che faccia sempre un discorso che tutti possono capire, tutti possono far proprio. Mi sembra che i personaggi di Amarcord, i personaggi di questo piccolo borgo, proprio perché sono così limitati a quel borgo, e quel borgo è un borgo che io ho conosciuto molto bene, e quei personaggi inventati o conosciuti, in ogni caso li ho conosciuti o inventati molto bene, diventano improvvisamente anche non più tuoi, ma anche degli altri. La strada, Le notti di Cabiria, Otto e mezzo, Marcord. Qual è il film a quale è più legato, se ce n'è uno? Questa qui è una domanda per la quale mi piacerebbe trovare una risposta che ogni volta fosse di soddisfazione di chi me la pone. Ma purtroppo non trovo una risposta, perché non mi pongo proprio questo tipo di problema, cioè questa visione di un padre compiaciuto dei propri figlioli mi è proprio estranea. Le ripeto che finito un film scappo via con la massima velocità consentita, mi tuffo subito in un'altra cosa, quindi... Poi non avendoli più visti e mancandomi
la possibilità di uno sguardo distaccato, critico, che me li presenti improvvisamente in maniera oggettiva, non sono proprio aiutato a Lei formulare non ha il più visto i suoi giudizio. film? Eh? No. Perché non li Ma rivede i suoi perché? film? Non lo so, questa è una domanda da psicanalista, o probabilmente una domanda che ci vorrebbe uno psicanalista per dare una risposta pertinente. Non lo so, mi sembrano per andare a rivederle, mi sembra un'operazione compiaciuta e testamentaria, non provo proprio interesse.